quando ci sono i politici di mezzo. Questo qua è il terzo incontro che noi organizziamo, organizzato dal comune di Belgioioso, dalla consulta per le tossiche dipendenze e l'attività popolare. Prendo proprio 2 minuti per dire cos'è la consulta delle tossiche dipendenze, come molti sapranno, come tutti sapete. Belgioioso è stata investita dal problema della droga, è un problema serio, drammatico, per noi è stato anche tragico, perché ci sono stati 2 giorni sbloccati dalla droga e come amministratori comunali non potevamo restare inerti. Abbiamo pensato tante cose e direi d'accordo all'interno della consulta che è rappresentata da genitori, da volontari, dalle associazioni di volontariato, da rappresentanti delle società sportive. Abbiamo pensato di iniziare un ciclo di incontri che in qualche modo rompesse quel cerchio di omertà che circonda un po' il problema della droga del gioioso, quantomeno il fatto di far nascere una consulta già, riteniamo noi, può essere così un motivo per penetrare quella cortina che circonda l'ambiente dell'emarginazione del gioioso. Abbiamo pensato appunto a questi incontri, abbiamo avuto un primo incontro con l'assessore provinciale ai servizi sociali che ha presentato il progetto tossicodipendente della provincia, un incontro con il proiettore degli studi sulle finalità educative della scuola per combattere le tossicodipendenze e poi avevamo messo anche in cantiere una serie di incontri con personaggi del mondo sportivo. Abbiamo coinvolto Pellegrini, che è il presidente, Ernesto Pellegrini è il presidente dell'Inter, un po' per il tifo che mi porto ormai da tempo immemorabile per la società nell'altro, ma soprattutto perché avevamo saputo attraverso l'ambiente del giornale che è una persona molto sensibile al problema dei giovani. Abbiamo scritto una letterina e devo dire che con grande simpatia ci ha risposto, ha delegato Giacinto Facchetti, l'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale, che rappresenta il presidente appunto come pubbliche relazioni, definiamo così, mi ha messo in contatto, ha detto volentieri, sappiate che l'Inter è a fianco di Belgioioso in questa lotta che voi avete iniziato sul problema delle dipendenze. A Giacinto Facchetti e al dottor Perotto, che era amministratore delegato della Pellegrini Nord, ho strappato anche la promessa di una partita di calcio dell'Inter a Belgioioso, non tanto sul vecchio campo sportivo che abbiamo visto stasera, che è in condizioni abbastanza disagiate, diciamo questo termine, ma quantomeno sul prossimo campo, sul nuovo campo sportivo, i cui lavori inizieranno ufficialmente a fine maggio. L'11 maggio c'è la gara d'appalto, per cui nel giro di 15 giorni si daranno il via ai lavori appunto del nuovo campo sportivo. Per calcio buono, per la sua serietà, per le sue capacità, per la sua tecnica. Beata del giorno e che abbiamo voluto qui stasera appunto perché dialogasse con Facchetti sul tema dei giovani, sul tema dello sport e anche sul tema delle tossicodipendenze. Tino Schinelli, però mi piaceva ricordare 2 cose. La prima è un articolo di Gianni Brera che risale al 67 e qui lo troviamo Facchetti che suona lo Stradivari tra le suore di Rivanazzano, perché fa proprio 10 righe, ma credo che sia un momento simpatico per iniziare questa serata. Finalmente si riposò. L'uomo è tutto busto e spalle, niente testa. Vogliamo dire che la prestanza fisica gli è fornita dall'altezza e da quella sproporzione piramidale. Il giocatore è unico nella sua specie, gioca con numero 3 sulle spalle, ma non è un terzino, non è un mediano, è un'ala. E poi salto qualche riga e dice, Herrera, lo sapete, ha cancellato i ruoli. I ruoli non esistono, esistono i compiti e il compito di Giacinto Facchetti è quello di fluidificare. Per quanto ci sono male per strada, poi alla fine dice, finché Facchetti è un campione. Credo che mai un giornalista del Sud abbia celebrato, scomodando persino la Bibbia, un calciatore del Nord. Ecco, io ho ritenuto doveroso ricordare queste parole per una brevissima introduzione. Torno a ringraziare Frank Facchetti, gli ho strappato delle promesse di un suo ritorno a Belgioioso, quindi credo che questa amicizia possa continuare nel tempo e soprattutto un'amicizia
con una squadra di calcio, combinazione all'Inter, poteva essere un'altra squadra, però quello che noi vogliamo è che un grande club sia amico di Belgioioso e quindi della Postante e del mondo sportivo di Belgioioso. Grazie. Sì, ringrazio Giacinto Facchetti che mi dà la possibilità di parlare di un campione che non oserei aggiungere altro se non che forse è stato unico o tra i pochi che l'Italia possa annoverare sotto tutti i punti di vista. Io prima di parlare, di entrare così, in dialogo con Facchetti, con voi soprattutto che siete un po' i protagonisti, i testimoni di questa bellissima serata, vorrei ricordare soprattutto ai più giovani che non hanno avuto la fortuna di seguire le imprese di Giacinto Facchetti, cosa ha fatto questo giocatore che ha onorato non soltanto il calcio nerazzurro ma il calcio italiano. E, sono brevi annotazioni che dicono però molto sul conto di Giacinto Facchetti. Tanto diciamo che è nato a Treviglio nel 1942, ha esordito in Serie A nel 60-61 ad appena 18 anni, ha disputato qualcosa come 18 campionati di Serie A sempre nelle file dell'Inter, e questo è già un dato che la dice lunga sulla personalità di questo giocatore. Ha giocato sino al 77-78 a 36 anni e con un totale di 476 presenze in partite ufficiali di campionato, alle quali si possono aggiungere poi le infinite presenze di partite di coppe, di partite amichevoli. Ha giocato dapprima come terzino sinistro, poi come battitore libero o regista difensivo, che forse è un ruolo che meglio si adatta all'intelligenza di questo giocatore, anche se tante volte si pensava che per un difensore bastava interrompere il gioco degli avversari. Campioni d'Europa nel 64, finale contro Real Madrid, nel 65 finale contro il Benfica. Per due volte è stato vice campione, e Facchetti sa quanto gli sono costate queste due sconfitte, perdendo le finali del 67 contro il Celtic e del 72 contro l'Ajax. Ha vinto due volte la Coppa Intercontinentale Europa-Sud America nel 64 e nel 65. Nel futuro di quello che è il calcio italiano, pochi atleti avranno la possibilità di ripetere le imprese di Giacinto Facchetti. Ma io vorrei richiamare l'attenzione soprattutto sui giovani che sono presenti questa sera, o anche i genitori. Ecco, questo è l'esempio che deve venire dallo sport, dal calcio in questo modo particolare, in questa serata particolare, l'esempio di un uomo che ha dato una dimostrazione di che cosa si deve intendere per sport, cioè educazione, non soltanto il mero risultato, non soltanto la vittoria fine a se stesso, non soltanto il denaro, non soltanto la conquista di una coppa, un premio, di un titolo, ma proprio l'esempio che deve venire dall'educazione per i giovani. Facchetti è stato un esempio, penso, difficilmente ripetibile di quanto ha dato sul campo, la sua lealtà, la sua serietà, il suo intervenire quando qualche compagno, sia dalla sua squadra sia dalla nazionale, si trovava a dover contendere con l'avversario anche a livelli extracalcistici, diciamo qualche litigio, che sono cose anche fatali se vogliamo nel mondo dello sport, in particolar modo nel calcio. Ecco, questo è, ripeto per l'ultima volta, quello che io vorrei sottolineare della persona Giacinto Facchetti. Ma innanzitutto voglio rivolgervi il mio saluto. Devo dire che dopo la presentazione fatta dall'amico Giuzzi e da Schinelli sono un po' preoccupato, perché non posso che fare una figura peggiore di quanto sono stato presentato, in quanto meglio di così non poteva essere descritto, insomma, non dovete ascoltare tutto quanto l'ho detto, perché altrimenti sembrerei un santo, sembrerei veramente non potuto. Questo l'amico Giussi ha fatto un po' la storia di come è nata questa serata. Pellegrini, quando ho ricevuto la lettera, mi ha pregato di mettermi in contatto.
contatto con lui, perché come diceva prima, Pellegrini è molto sensibile a questi problemi dei giovani, e quindi ho preso contatto, ci siamo visti un paio di volte per parlare di questa serata. È riuscito a strapparmi la promessa che probabilmente all'inaugurazione del campo possa venire la prima squadra. Non è ancora sicuro al 100%, perché i programmi dell'Inter tra un anno, quando sarà finito il campo, non sappiamo quali sono. Ci sarà probabilmente, almeno mi auguro, la Coppa dei Campioni, però speriamo di trovare un giovedì per venire a fare questa amichevole, per inaugurare il campo che da anni tutti gli sportivi di Bertoglioso stanno tendendo, che credo sia una realtà in quanto i lavori inizieranno tra poco. Ecco, quindi credo che meglio di così non si poteva sperare. Avere una grande squadra come l'Inter, capisco che per i milanisti che ci sono, i giuventini, non sia il massimo, però credo che anche loro saranno sicuramente a applaudire i colori nerazzurri quando verranno. Con i giovani, con i ragazzi, sfrutto l'occasione per fare una domanda di questo tipo, perché penso che la carriera di un calciatore del livello del nostro ospite di stasera sicuramente ha presentato delle grosse soddisfazioni al momento di raccogliere sia dalla parte delle glorie sportive che anche magari dal punto di vista economico. Per quanto riguarda la domanda, invece a me interessava e mi stava molto più a cuore la parte iniziale, andiamo molto indietro, quando Falchetti, il nostro giovane atleta, aveva, non so, 10-12 anni. Ecco, quali erano le sue speranze, quali erano le sue attese, quali sono stati i suoi sacrifici per poter arrivare a una... poi calcare i campi di Serie A e di tutto il mondo. La mia epoca, dall'oratorio, allora l'unico modo per poter giocare il pallone era o in mezzo alle strade, perché non c'era il problema delle macchine che c'è adesso, oppure all'oratorio. E io, come quasi tutti, come dicevo prima, ho iniziato all'oratorio, poi a 15 anni passai alla Trevigliese, che era la squadra che faceva il campionato promozione, un anno alla Trevigliese, poi nel settore giovanile dell'Inter a 16 anni, 2 anni in settore giovanile e a 18 anni, come ha detto prima Spinelli, debutto in Serie A. Chiaro, a 12 anni, come tutti i ragazzi di adesso, sognavo di giocare, di diventare calciatore, era un sogno. Forse non lo speravo nemmeno, perché la differenza di quanto succede adesso, che i calciatori vengono portati nelle case di tutti ogni giorno attraverso o le televisioni private o la RAI, che dedicano tantissimo spazio al calcio. Allora la televisione non c'era ancora, e poi bisogna vedere solo una partita ogni tanto. C'erano delle riviste sportive, qualcuno si ricorderà lo Sport Illustrato, il Calcio Illustrato, quindi io leggevo appunto queste riviste sportive guardando tutto quanto era dedicato al calcio. Poi vedevo qualche partita, qualche spezzone di partita alla settimana Inco, all'oratorio, prima dell'inizio del film, cioè la settimana Inco, cioè era l'unico modo per stare in contatto col calcio vero. E devo dire che a 12 anni, non sapendo ancora dei meccanismi che c'era, si poteva così far girare in fretta la pellicola, si vedeva le partite con delle azioni a una velocità superiore. E tutti noi dicevamo, chissà come faranno così veloce. E io facevo anche atletica, no? Nei ragazzi ero già uno che vincevo delle gare, però dicevo, ma chissà come faranno così veloce. Questo perché non capivamo che era tutto che era appunto dato dall'aumento di velocità della pellicola. Sognavo, come dicevo prima, di diventare calciatore, però devo dire che fino a quando non ho debuttato nell'Inter lo vedevo sempre come un traguardo forse irraggiungibile, perché capivo che non era facile entrare in una squadra come l'Inter, entrare e diventare un professionista. Sono arrivato senza saperlo, come quasi tutti i calciatori. Io credo che l'unico modo per poter diventare un calciatore o diventare uno sportivo sia quello di iniziare
prima di tutto con una grande passione, senza pensare, sì, sognare di diventare un calciatore, però avere una grande passione, la passione che ti permette di stare, di dedicare molto tempo all'allenamento, perché se vuoi diventare un campione devi dedicare molto tempo all'allenamento, non c'era spazio per altri divertimenti, anche se allora non era difficile perché di divertimenti non ce n'erano, o giocavi al pallone o studiare e basta, non c'erano, non è come adesso che hanno tanti divertimenti, quindi questi ragazzi sono sempre sollecitati da altre possibilità di divertimento, quindi credo sia più difficile per loro dedicare molto tempo allo sport, proprio perché hanno la possibilità di scegliere anche tra altri divertimenti. Io allora ero tutto il giorno, naturalmente dopo le ore di studio, ero tutto il giorno all'oratorio a giocare e dedicarmi al calcio. In questa brillante carriera di Giacinto Facchetti? Piccolo nero. Ti ho fatto curioso qualcosa? Possiamo così ricordare l'unica espulsione che ho avuto nelle 1476 partite di campionato, l'unica espulsione a San Siro, ma devo dire che mentre mi allontanavo dal campo tutto il pubblico di San Siro mi applaudì per il giornale, scrisse allora per 30 secondi, perché anche i tifosi non sembrava vero che venisse espulso, quindi tutto lo stadio era in piedi per applaudirmi. Ma devo dire che la squalifica, cioè l'espulsione, non la meritava, non è. A volte, tutte le volte che si leggono così le interviste il giorno dopo la partita, i giocatori trovano sempre qualche scusa, ma a distanza di 10 anni devo dire che non era un'espulsione immeritata, perché avevo solo applaudito l'arbitro, ho detto bravo, probabilmente sapevo che non si meritava quel bravo. L'adolescente Giacinto Facchetti ha avuto anche lui un rischio di essere giovane tanti anni fa. Adesso a questi adolescenti, perché noi i problemi purtroppo li constatiamo di persone, li vediamo, le statistiche le conosciamo, a questi giovani adolescenti che non tutti saranno campioni, non tutti avranno, cioè vedranno magari così effettuate le loro ambizioni o arriveranno a qualche punto. Qual è il consiglio da sportivo che può dare a questi adolescenti che si affacciano alla vita e che magari troveranno tante delusioni nel campo sportivo e così? Appunto, questi giovani che non devono optare nel caso di delusioni per qualcosa di tremendo, che poi lo sappiamo tutti come va a finire, ma qual è il suo consiglio appunto per questi adolescenti destinati a restare un po' nella normalità, diciamo, e non nel diventare famosi? Un consiglio ai giovani e un consiglio ai genitori. Il consiglio ai giovani è quello di avvicinarsi allo sport, di praticarlo, di dedicare tante ore con passione, sperando, magari anche sognando, di diventare un campione, però di non mettersi o di non porsi come traguardo di diventare un campione a tutti i costi, perché sono tanti che iniziano a praticare il calcio, se parliamo di calcio, però questo potrebbe essere rivolto anche a chi fa basket, a chi fa atletica, a chi fa qualunque altra disciplina. Quindi di cominciare a praticare lo sport proprio perché devono sentire il piacere di fare sport, perché fare sport fa bene, e di non trovarsi poi quando hanno 40 anni allora a capire allora che fa bene fare dello sport dopo aver fatto magari per 20 anni mai più nessun sport, nessun movimento, e diventando pericoloso poi fare sport proprio perché iniziano quando è troppo tardi. Quindi di fare dello sport proprio perché deve servire per la loro vita, perché con lo sport, attraverso lo sport diventano più forti e possono imparare a sopportare più la fatica, no? Facendo lo sport imparano anche a collaborare con i propri compagni, perché nel calcio se si vuol vincere bisogna collaborare con i propri compagni, così anche nella vita
se si vuole ottenere dei traguardi bisogna collaborare con i prossimi. Il ragazzo può diventare uomo. Esatto, io credo molto nello sport, nella pratica dello sport come miglioramento come uomo, no? Attraverso la pratica dello sport imparano anche a essere disciplinati, perché se non sono loro disciplinati c'è l'allenatore, c'è l'altro, c'è chi cerca di disciplinare, quindi credo che anche questo sia un vantaggio. Imparano a sopportare la fatica, se giocando, facendo dello sport, sicuramente arriva un certo momento della partita che sono stanchi vogliono smettere, invece poi sei costretto ad andare avanti, quindi impari anche lì a sopportare la fatica, poi ti può servire sempre anche nella vita, impari ad accettare le sconfitte. E nella vita sappiamo che ci sono tante sconfitte, non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi ha delle sconfitte, quindi accetti la sconfitta e ti prepari, come dicevo prima, per un'altra vittoria. Quindi direi che io vedo la pratica dello sport in questo senso. Forse i signori qui convenuti non sanno che lei è figlio di Diteroghiere. Vuole raccontarci per cortesia quando bombardava la gabina di Treviglio Ovest e che calpestava il scampo delle voci? Non le risulta? Beh no, quando bombardavano non... No, bombardava col pallone, la cabina. Bombardava la cabina di Treviglio Ovest. Si ricorda? Mi ricordo che andavo a trovare mio padre alla cabina, ma di un periodo centrale, però per lì ci sono due stazioni, periodo ovest e periodo centrale. Andavo sempre a trovarlo alla cabina centrale, e stavo là con lui, mi piaceva, ero molto legato a lui, e quindi quando avevo un attimo di tempo andavo a trovarlo. E sì, mi ricordo. E io conoscevo un amico di suo papà che me lo raccontava. Poi mi risulta che stasera lei era a pranzo con un signore qui convenuto che è uno sporco milanista. Ma si è lavato. La violenza non è negli stadi, la violenza è nella società d'oggi. Fino a quando non togliamo, fino a quando c'è violenza nella società, non possiamo pretendere che allo stadio non capitino episodi di violenza. Io dico che in percentuale la violenza che succede negli stadi è ancora inferiore alla violenza che c'è nella società d'oggi. Basta leggere un giornale, basta sentire un giornale radio per ascoltare quanta violenza c'è nella nostra società d'oggi. L'ultimo episodio di violenza, quando è successo a Bergamo, di quel ragazzo che è stato coltellato, era in prima pagina su tutti i giornali, e c'era in ottava pagina una ragazza di 7 anni che è stata violentata e uccisa, un pezzettino, un trafiletto così. E credo che questi episodi ne capitino tantissimi tutti i giorni, anche per dire che solo che quando succede un episodio di violenza nel calcio viene messo in evidenza, mentre quando, come dicevo prima, un episodio che meritava veramente di essere messo in prima pagina era stato messo in settima pagina. Però questo non vuol dire che deve capitare la violenza nello sport. Purtroppo credo che non ci sia niente da fare, fino a quando c'è violenza in tutti noi, c'è la violenza tutti i giorni, credo che non possiamo sperare che poi allo stadio non ci sia episodio di violenza. Lei diceva che non devono metterli tutti insieme, ma in una partita sono due squadre, quindi ci sono 70.000 tifosi, saranno 60.000 di una squadra e gli altri 10 nell'altra. Anche se lei li vuole dividere, ma si mette sempre, sono sempre 60 linee di una squadra e 10 linee all'altra. Si vede all'inizio di ogni partita
con la strezza di manto si scambiano due capitani, credo. Cosa c'è in quel momento nel cuore di ciascuna squadra, di ciascun capitano verso, quale sentimento verso la squadra avversaria? Prima della partita è quello che tutte e due le squadre pensano di battere l'avversario. Almeno non so, qualche cosa ti arrivi quasi all'odio, quasi a... Non capita mai, neanche a livello internazionale ci può essere qualche episodio in cui ci sono così dei giocatori che tra di loro hanno già avuto qualche scontro in partite precedenti e quindi in campo ci saranno ancora tra loro un po' di scintille, ma niente di... Molto di questo risentimento prima della partita. Non penso sia necessario, una delle cose più necessarie sia insegnare, abituare i ragazzi che possono perdere. Che una delle due, se non si fa il pareggio, una delle squadre deve perdere. Io credo che lo sappiano anche loro che devono tentare la sconfitta. Certo, forse negli ultimi anni anche a livello giovanile, ecco, c'è stato un po' troppo l'agonismo, forse spinto al massimo. L'agonismo è necessario che ci sia, però i ragazzi non si divertirebbero se dovessero andare in campo. Però in alcuni punti l'agonismo diventa proprio qualche cosa dentro che si avvicina. No, io credo che è giusto che ci sia agonismo, però far capire loro che se si è dato tutto di mano, quanto possono dare, anche se la fine viene la sconfitta, non c'è niente di male. Ma questo credo sia un po' il compito degli allenatori. Se la stretta di mano data all'inizio a qualche cosa. Sì, diciamo a livello professionistico non vale molto. Di cordiale, no. A livello professionistico è solo una proforma. Una proforma, sì, anche con l'arte. Non nasconde niente, però. Io lo porto sempre. Sì, devo dire, l'unica raccomandazione che farei è quella di, al termine della partita, non fermarsi dove capisce, perché si capisce subito dove possono arrivare o dove possono crearsi degli episodi di violenza, perché si tramandano di partita in partita. L'Inter magari gioca a Ascoli e c'è un pullman di giovani o di tifosi che vengono della partita e questo pullman all'arrivo viene fracassato, gli spaccano i vetri, gli tirano i sassi. Allora questi ragazzi cosa fanno? Aspettano la partita di ritorno, perché quando arrivano qui l'Ascoli ci sono quei ragazzi che là gli hanno spaccato il puma, gli hanno tirato i sassi, gli hanno feriti, e sono lì che li aspettano per spaccare a loro volta il pullman e fare quello. Quindi è tutto un susseguirsi di questi episodi. Poi lo sappiamo tutti che quando sono lì insieme capita poi che qualcuno oltrepassi la misura, ma io sono del parere che se a volte capita così una litigata non è la fine del mondo. Ricordo quando ero un ragazzo che andava della Trevigiese, già allora litigavano, non è che la violenza non, allora non ci fosse, però può capitare, come capita nella vita di tutti i giorni, che così qualcuno litighi e poi alla fine finisce lì. Quello che non deve capitare è che uno arrivi allo stadio con le spranghe, col coltello, però quello non è un episodio, una lite che può capitare, perché si sono scontrati due che non so io, per qualche motivo. Se uno arriva allo stadio col coltello, arriva allo stadio con lanciarazzi, arriva allo stadio con una spranga, con le catene, vuol dire che sa già che va là per litigare, per...
e per picchiare i tifosi dall'altra squadra. Questo non deve capitare. L'abbiamo conosciuto, l'abbiamo apprezzato non solo come campione dal punto di vista tecnico, atletico, come classe, ma soprattutto come uomo. Queste sue record di fasce di capitano della nazionale. Ecco, io volevo chiedere, con la sua esperienza, questo fatto di essere, di avere questa personalità, questo carisma, questo ascendente sui compagni, qui abbiamo molti giovani, in che misura percentuale lei pensa che valga per diventare un autentico campione, una bandiera, tra virgolette, come si può dire, come lo è stato lei, che misura percentuale può contare quella che è la dote di classe del giocatore e quelle che sono invece le componenti psicologiche, morali, la serietà, l'onestà, la rettitudine, il rispetto del prossimo? Cioè, conta di più il giocatore o conta di più l'uomo? O in che misura conta l'uno e l'altro? Qui abbiamo tanti giovani che domani magari potranno seguire le orme, io lo auguro, di un Giacinto Falchetti. E io torno a ripetere quello che ho detto prima, in lei ammiro non solo il campione ma soprattutto l'uomo per quello che ha dato come esempio. Ma io credo che il campione debba unire le due qualità, la qualità atletica e tecnica e le qualità morali, se per essere definito campione. Va bene che al giorno d'oggi ci sono anche dei campioni che non sono magari degli esempi da seguire, perché lo so, però dipende da quello che uno vuole essere, insomma, o dall'educazione che ha avuto, e quindi può essere benissimo un campione, ma non essere un esempio da seguire per i ragazzi, insomma, le televisioni, i giornali hanno bisogno di creare dei personaggi, non importa se siano dei personaggi positivi o personaggi negativi. Lo trovo giusto che si faccia parlare una persona che dice che si droga, qui stiamo qui a fare la lotta alla droga, e i ragazzi che seguono questo personaggio perché è un grande cantante deve leggere che questo si droga. I ragazzi cosa possono pensare? Possono pensare che è una cosa normale per lui drogarsi o comportarsi in un certo modo. Quindi, ho aggiunto, diciamo, girando anche il mondo, cosa potrebbe auspicare in Italia per migliorare lo sviluppo dello sport nei giovani? Cioè la scuola, intendo. Secondo lei la scuola fa abbastanza, potrebbe fare di più, potrebbe fare di meglio? I genitori dovrebbero avviare maggiormente i giovani, accostarli maggiormente allo sport? Quali sono i suoi punti di vista su questo punto, su questo argomento? Beh, credo che l'unico suggerimento che posso dare io, che non do solo io, lo diciamo da tanti anni, però non si riesce a fare niente, è quello di introdurre lo sport nella scuola, ma non solo quando cominciano a 13-14 anni, ma già nelle elementari dovrebbero far fare più sport ai ragazzi. Purtroppo non ci sono le strutture, non ci sono nemmeno le possibilità di farlo. I ragazzi fino a 6 anni sono così liberi di giocare, di muoversi tutto il giorno, poi improvvisamente cominciano ad andare a scuola e devono stare 5 ore ferme perché non c'è la possibilità di fargli fare il movimento. Quindi lo trovo sbagliato questo, e credo che un domani dovremmo guardare proprio a questa strada da seguire, che in altre nazioni, devo dire che non molte a dire la verità, però in qualche nazione c'è per esempio 5 ore di scuola e poi 3-4 ore anche di sport. Credo che dopo questo è il traguardo che dobbiamo raggiungere, se vogliamo così che la nostra gioventù cresca sempre sana. Grazie. Qualcun altro? La signor Dotter, con questi ragazzi, da parte sua. Il consiglio è un po' il consiglio che ho dato prima per i genitori,
Intanto gli allenatori del settore giovanile hanno dei compiti più importanti degli allenatori dei professionisti. Prima, parlando di Herrera, ho detto che Herrera come formazione di uomo non aveva meriti, perché l'ho conosciuto quando avevo 18 anni. Però, quindi proprio per questo motivo che gli allenatori delle squadre giovanili devono essere anche degli educatori, perché sono gli anni più importanti per la formazione dei ragazzi e quindi devono sapere che hanno la possibilità di stradare questi ragazzi nel modo giusto, perché a 18 anni è già più difficile, quando ti sei già formato è più difficile far cambiare il carattere a un giovane. Italiano o straniero, che gli ha creato un giovane problema. Qualche piccoletto magari. No, era Mora del Milan, che non era piccolo, erano tutti piccoli, perché non ho mai trovato un'ala alta, quindi erano tutti piccoli per me. Quindi Mora era tra quelli magari meno piccoli, perché, però era un giocatore difficile da marcare per il tipo di gioco che aveva. Poi in un derby così c'è stato un duello in campo anche al di fuori dalla parte tecnica, e tutte le volte che lo incontravo nelle partite dopo ero un po' nervoso, perché così volevo magari giocare in modo differente da quello che ero abituato a giocare, e quindi non ero in grado di giocare nel modo invece abituale. Molte trasferte che lei ha fatto all'estero, torno a ripetere, sia con l'Inter sia con la nazionale italiana, c'è stato qualche campo, qualche paese dove si è accorto che la stimavano più di un'altra, in qualsiasi altra occasione? Dove conoscevano in Facchetti un qualcosa identificavano in Facchetti il calcio italiano, identificavano in Facchetti la correttezza del calcio italiano. Ma essendo capitano della nazionale, è chiaro che rappresentavi un po' più degli altri l'Italia, quindi questo mi faceva veramente piacere. Però devo dire che mi faceva molto piacere quando all'inizio della mia carriera, quando ho creato un po' il tipo di terzino che faceva gol, quando andavamo a giocare all'estero, i giornali, giornali locali scrivevano che anche loro avevano magari un terzino da Facchetti, perché c'era un terzino che anche lui aveva copiato il mio modo di giocare e andava pure all'attacco. Questo è stato un po' la maggior soddisfazione che ho avuto, quello di aver iniziato un tipo di gioco che allora non c'era, e che poi quando andavi all'estero leggevi che anche loro avevano persino la Facchetti. Questo mi è stato sempre di un grande presidente, insomma, che adesso qualcuno cerca di imitare. Non parliamo dell'Inter, parliamo di tutte le squadre, ma che ha rappresentato qualcosa, credo, nel calcio italiano e internazionale. Ecco, ti ricordi che tu hai Moratti, e poi cosa hai provato dopo la sconfitta con la Corea? I giornali parlano di pomodori, tu dici no, i pomodori non me li ricordo, però mi ricordo qualcosa sul pullman. Ecco, credo che sia stato uno dei momenti più difficili. Su Moratti, parlare di Moratti vuol dire ricordare la grande Inter, l'Inter che in 5 anni ha saputo vincere 3 scudetti, uno spareggio a Roma contro Bologna e un altro scudetto perso l'ultima domenica. Vuol dire 2 coppe di campione vinte, una finale persa, vuol dire 2 coppe continentali. Quindi Moratti era presidente di quell'Inter, è chiaro che abbia un grande merito, perché la prima pietra per costruire una grande squadra c'è per quella di avere un grande presidente. Moratti era un grande manager, ancora adesso potrebbe essere
un presidente moderno, perché oltre ad essere, come dicevo prima, un grande capitano d'azienda, nel calcio aveva le idee molto chiare, sapeva pensare al futuro anche quando la squadra stava lottando per vincere. Infatti a distanza di anni, poi parlando con alcuni campioni internazionali come Beckenbauer, come Bobby Charlton, come Eusebio, sono venuto a sapere che erano già stati contattati, avevano già firmato per l'Inter, solo che poi la Federazione Italiana aveva chiuso le frontiere, non l'aveva lasciati venire, e altrimenti avremmo visto con le maglie dell'Inter i vari Beckenbauer, i vari Bobby Charlton, i vari Eusebio, che in occasione appunto di alcune partite con loro mi aveva raccontato che erano già stati contattati da Moratti e avevano già firmato per lì. Quindi questo per far capire quale presidente era Moratti. Siamo capaci di raccontare a tutto il mondo tutti i difetti nostri, di farli vedere tutte le cose brutte che succedono in Italia, noi le facciamo vedere, mentre gli stranieri che magari ne fanno di peggio cercano di nascondere e non farle vedere. In Corea ogni squadra di calcio ha la sua Corea tutti gli anni, solo che noi allora, perché non conoscevano questa Corea, diceva possibile perdere con la Corea, nessuno l'aveva mai vista. Abbiamo giocato tutta la partita in 10 perché allora non si poteva cambiare un giocatore che si infortunava. Avevamo sbagliato 3-4 occasioni da gol nei primi 10 minuti e ecco, è stata un po' una partita irripetibile, no? Per tutti questi fattori che ho detto. Però poi siamo stati capaci di portarsela dietro per 20 anni e ancora adesso quando c'è una sconfitta dobbiamo sempre ricordare la Corea, quando, come dicevo prima, tutte le nazionali hanno le loro Coree, però tutti stanno zitti e non parlano. L'Inghilterra perse con gli Stati Uniti, che allora adesso gli Stati Uniti hanno così una nazionale di buon livello, ma gli Stati Uniti 30 anni o 40 anni fa, quando è successo nel 50, quando l'Inghilterra perse contro gli Stati Uniti 1-0, era la squadra, forse col bel gioioso, non so se riusciva a vincere, il bel gioioso di destra, che è grossa, con una stampa sublime, esaltante. Giacinto Facchetti, se è sentito in qualche momento oggetto di attenzione da parte dei giovani, il tema è lo sport, un campione e i giovani, e in che misura se si è sentito, se è impegnato maggiormente ad essere, ovviamente anche per natura, estremamente serio e continuare ad esserlo anche per gli anni seguenti? All'inizio probabilmente lo facevo senza pensarci, perché era magari il mio carattere, il modo di comportarmi che avevo io. Poi, a furia di essere indicato come esempio, dovevo stare attento perché diceva qui, sono qui, non mi riguardo, non posso sbagliare. Quindi, come hai fatto voi stasera, dopo questa presentazione, dovevo stare attento a non sbagliare, a apparire diverso da come sono stato descritto. No? Credo che così l'ho sentito come un mio dovere, insomma, quello di lottare o di essere un po' un esempio per i giovani. Dicevo prima, ci sono personaggi positivi e personaggi negativi. Io cercavo di avere qualcosa da indicare ai giovani, visto che in questi anni non ci sono molte certezze, lo sentivo come mio dovere. Però è fondamentale per un giovane l'esempio che viene dato e in un certo senso il giovane si comporti di conseguenza a come questo esempio viene anche pubblicizzato o portato avanti nella mass media. Collegando anche le diverse domande e i diversi interventi fatti questa sera, ne viene fuori uno spaccato ben preciso di quello che è la nostra società e dei valori, diciamo, veri e dei finti valori. Mi riferisco a questo fatto: il campione Giacinto Facchetti viene seguito come campione sportivo e come campione di vita. Il campione Armando Maradona è giusto che venga seguito come campione
sportivo, forse un po' meno come campione di vita. Ecco, sotto questo punto di vista i mass media dovrebbero sapere differenziare, perché noi diamo una grossa responsabilità allo sportivo se fa la finta, la moina in campo o se non la fa, se si comporta in un certo modo oppure meno. Però questa diciamo, importanza alla persona, all'atto atletico, al gesto che viene fatto, viene evidenziata in modo positivo o in modo negativo appunto da questi mass media. Un'altra frase che ha detto Giacinto Facchetti mi ha molto colpito, che i giovani hanno bisogno di certezze. In una delle frasi che ha detto prima c'era detto questa espressione. Ecco, se ritiene, e soprattutto se si ritiene, che queste certezze, quantomeno la pratica sportiva, sia in grado di fornirle ai giovani, soprattutto in una società e in un momento dove sembra che di altre certezze, da un punto di vista educativo, soprattutto per il lavoro, per l'avvenire, i problemi anche diciamo, di convivenza e i problemi psicologici. Sono sicuro che lei ha colpito nel senso quando se veramente i mass media capissero questo, risolveremo buona parte dei nostri problemi. Se i giornali e le televisioni capissero quali sono gli esempi da indicare ai giovani, sicuramente anche per i genitori sarebbe molto meno difficile riuscire a trasmettere ai propri ragazzi le strade da seguire. Purtroppo però qui abbiamo l'amico Duzzi e Schinelli che fanno parte appunto dei mass media. Purtroppo, mi dicevo, in questi anni il primo traguardo dei giornali è quello di arrivare a vendere più copie possibili, no? Il traguardo per le televisioni è quello di avere degli indici di ascolto altissimi. Allora cosa si deve fare? Si deve indicare, si devono trasmettere, si devono far vedere delle cose che colpiscono la gente, ma che probabilmente non sono quelle che servono poi per migliorare la gente. Ecco, questo è il vero problema. E quindi, giustamente è detto che la famiglia è la prima, è la base, un po', sono un po' le fondamenta dell'edificio uomo del futuro, insomma, questo è sempre stato così e lo è ancora adesso. L'incontro di stasera, il ciclo continuerà, credo fra una quindicina di giorni sarà nostro ospite lo pittore pavese Bino Milani, che non parlerà di sport, parlerà di cultura, però credo che anche la cultura possa servire a combattere la droga. Ancora due minuti vi rubiamo con una semplice cerimonia. Innanzitutto consegniamo una medaglia dell'amministrazione provinciale che mi ha mandato il presidente Montagna e il vicepresidente Vitali, che da sportivi hanno voluto dare un segno della loro stima a Giacinto Facchetti. Due libri e una litografia nella quale così come amministrazione crediamo molto. Primo è un libro del Bascapè, che è un professore di storia della Cattolica anziano a più di 80 anni, che racconta le nostre vicende del passato. Poi ne abbiamo un altro, il professor De Paoli, questo è molto più giovane, professore dell'Università di Pavia, che l'anno scorso ha scritto per noi un libro sui fratelli Strambio, che erano ufficiali di Garibaldi. E quindi consegniamo a Facchetti questi due libri e consegniamo una litografia dell'Inganni, di Angelo Inganni, che è stato un pittore famoso del Settecento e che ha voluto dedicare appunto una sua tela alla piazza di Belgioioso. Noi abbiamo, la tela è custodita a Pavia nella sede della Banca Nazionale del Lavoro. Noi l'abbiamo richiesta al presidente Nesi, purtroppo ce l'ha negata, ci ha detto che fa parte del tesoro della banca
e come tale inalienabile. Siamo riusciti però a ricavarne delle litografie, il formato è quello originale, forse la bellezza un attimino meno, ma credo che rappresenti un simbolo della storia di Belgioioso e di quello che Belgioioso è. Non è solo droga, non è solo sport, un pochino di cultura e soprattutto è un paese che ha voglia di vivere e continuare a vivere. Ecco, io ringrazio ancora Facchetti per la sua umanità, il suo esempio e consegno questo. Thank you.